Benvenuti a Blef, chiudiamo la settimana che insomma al termine della quale davvero ci si aspetta per questo weekend. Vento gelido, bufere di neve, si ha già tutti preoccupatissimi sul fatto di poter arrivare a lunedì ancora con un po' di calore addosso. Parliamo per questa puntata conclusiva di questa settimana di Blef con Baldovino Midali, documentarista, fotografo naturalista. Buongiorno Baldovino. Ciao, ciao a tutti. Che insomma ci parlerà anche di questa situazione climatica che fa rabbrividire, e questo senza ombra di dubbio nel vero senso della parola, ma che fa anche preoccupare molti, forse in maniera eccessiva sotto certi aspetti. Secondo me sì, perché l'inverno l'ha sempre fatto, insomma, anche dalle mie parti, anche la natura comunque va avanti ugualmente, ecco. Avanti benissimo, adattandosi in un certo qual modo, insomma, al cambiamento climatico. Infatti. Poi ovvio ci sono regioni italiane colpite da nevicate veramente molto importanti. Sì, sicuramente, le condizioni sono critiche, ci sono città italiane anche molto grosse e molto importanti che per 30 cm di neve previsti si fermano, si bloccano, però insomma la natura invece va sempre avanti. Sì, è vero. E a proposito di natura che procede sempre e costantemente nonostante temperature rigidissime, lei stamattina appena finita di fare il pane prima di venire giù qua, ecco perché diciamo ai nostri telespettatori, sì, lei che di professione è sono panettiere, di prima professione, sì, è panettiere. La mia professione è quella, poi come hobby ho questa mia passione che ormai da 30 anni faccio e mi piace tanto. Caspita, 30 anni, 30 quindi anni. Ha cominciato molto giovane a infatti fotografare prima e poi sono arrivati prima i filmati. Prima la fotografia, sì, avevo preso una macchina così, una Olympus, me lo ricordo ancora, e così tentavo di andare a fotografare gli uccellini nel bosco senza sicuramente avere l'esperienza di una macchina fotografica, di tutto quello che si dovrebbe avere per fare delle belle foto. Le prime Lei ha imparato con l'esperienza. Ho imparato continuando a sbagliare. Continuando insomma. A sbagliare anche. Capendo poi dove sbagliavo. Dopo 30 anni finalmente. Molto di meno, sì, giusto? Sì, sì, poi si conosce bene la natura, di conseguenza come ci si comporta e come ci si deve comportare per non disturbare, certo, per fare delle ottime foto e dei bei filmati. E parlando ancora di questa mattina, appena finita di fare il pane, sono partito e sono andato a fotografare il merlo acquaiolo. Perché? Perché ho trovato È un questo giusto posto, il merlo sì, acquaiolo che stiamo vedendo. nel fiume Brembo, dove probabilmente con l'acqua che sotto il ghiaccio si scalda un pochettino di più, lui trova un pochettino di insetti e allora di conseguenza ho trovato questo posto dove lui in questo periodo va a alimentarsi, va a mangiare. Ci ha fatto colazione il Ma merlo ecco, il acquaiolo questa merlo mattina. acquaiolo vive solo ed esclusivamente dove la purezza dell'acqua è molto alta, è proprio vive dove c'è l'acqua molto pura, insomma, ecco, dalle mie Ecco, parti ci appunto, sono. è una soddisfazione questa Anche, vivere. Lei è di anche, anche. Branzi, Sì, giusto? E sì, sì. lavora anche a Branzi, quindi Valle Valle Brembana, Brembana, giusto? Alta Valle Valle Brembana, Brembana, Alta Val sì. Brembana. E insomma, immagino sia anche proprio una soddisfazione per lei riuscire a trovare degli scorci di natura così Ancora straordinari, incontaminati. ancora incontaminati nel Anche secondo. suo paese, di fatto, comunque Esatto, molto a ridosso. questa è una bella fortuna che ho, cioè riesco a fare anche tutte queste cose perché fuori di casa mia trovo queste situazioni, Certo, ecco, sì. Esatto, abitassi in centro a Milano non sarebbe possibile, difatti. immagino, una cosa del E genere. questo uccellino qua comunque vive dalle mie parti, è territoriale, lui occupa il suo posto, il fiume Brembo, perché vive solo sulle acque, vive solo dove c'è acqua, perché lui si nutre solo sott'acqua, cioè il nutrimento lui lo trova sott'acqua. Ecco, questo era questa mattina, lei mi diceva, Questa quindi mattina, il ecco. 10 febbraio del 2012, adesso sono le 11, quasi 40 minuti, 4 ore fa più o meno, 4 ore sette e fa, sì, mezza del ecco, mattino.
C'erano Quanti gradi? 14 gradi sotto lo Ecco, quanti zero, non gradi? Perché andiamo particolarmente sotto lo sono zero. riuscito a star fermo per quasi un'oretta, poi non ce l'ho più fatta perché nonostante che mi copro bene, comunque ci sono parti del corpo dove si inizia a sentire il freddo e non riesci più a Certo, star lei lì. mi diceva prima di andare in onda con la nostra diretta che dovendo utilizzare anche degli strumenti che richiedono una certa manualità, come chiaramente la macchina da presa, i guanti I non se guanti li mette. non riesco a usarli, di conseguenza si riesce un po' a star lì. Poi, tra l'altro, ecco, io uso sempre dei capanni mimetici dove io mi metto in questi capanni, cioè non sono fuori così che io mi posso muovere, ma sono sempre capanni abbastanza piccolini Certo. dove devo anche star fermo e devo anche non muoversi, non muovermi perché se io mi muovo si muove il capanno e poi l'uccellino Chiaro, scappa, insomma, ecco. l'uccellino scappa, l'uccellino scappa. Ci sono dei momenti in 30 anni di questa professione, di questa attività, ci sono stati dei momenti in cui lei ha detto: caspita, ma chi me lo fa Ma chi me lo fare? fa? Tanto freddo, immagino tantissimo caldo anche d'estate e immagino anche periodi, forse insomma, giornate di lavoro intere dove magari lei poi alla fine ha portato a casa poco Nulla, o niente, nulla. sì, non è capitato tanti anni fa, ma è capitato semplicemente ieri pomeriggio che sono stato dall'una fino alle 6 della sera, tra l'altro era diventato buio e Questo non è stamattina, questo non è diciamo, stamattina, non c'era così no, no, no. tanta neve. E niente, non è arrivato niente, sul posatoio dove io curavo non ho visto niente, di conseguenza non ho girato neanche un secondo di filmato. Il problema è proprio riuscire a star fermi e cercare di sopravvivere a queste situazioni che non me lo fa fare nessuno, però al momento che arriva su un posatoio, l'aquila reale oppure altre cose, la soddisfazione poi ti ripaga di tutto quello che hai fatto, Ovviamente, di quel dei sacrifici certo. che d'altronde sono passioni così, non so da dove vengono, penso che si nasce così, È non lo so. riuscito a trasmettere alla sua famiglia anche lei ha quanti figli ha? Allora, due Lei figli ha e la due moglie, sì, figli, sua la moglie moglie. chiaramente, è riuscito a trasmettere a loro questa passione? Assolutamente no, No. non sono riuscito. Non lo vedo neanche giusto che, cioè, o Ma uno. c'è del rammarico in questo un Ma no, pochettino, no, no, no? no, no, perché so il sacrificio che bisogna fare per ottenere determinate immagini, perché quello che faccio io è proprio completamente in natura, non c'è niente di programmato, Niente di gli animali, prestudiato. esatto, difatti anche i miei documentari sono, prima giro quello che riesco a girare, poi cerco di trovare appunto una storia per commentare tutto quello che, le mie emozioni e per condividere tutto quello che Certo. faccio. Però io non posso programmare nulla, cioè non posso programmare di fotografare l'ermellino, anche perché l'ho visto solo quando l'ho filmato, poi non l'ho più visto. Questo invece No. che uccello è? Questo è un lucherino, questo fa il nido in primavera. È capitata una cosa molto particolare questo Ambiente uccello. inadeguato perché Ambiente nevicava inadeguato. Allora, pesantemente. in primavera in montagna può capitare con l'abbassamento della temperatura e con l'arrivo di una perturbazione che l'acqua si trasforma in neve purtroppo. E in questa storia che ho avuto la fortuna di raccontare, di documentare, è la storia di una coppia di lucherini dove hanno fatto il nido. E per 3 giorni poi, mentre stava covando, è sopraggiunta questa perturbazione e è nevicato per 3 giorni. Questi uccellini hanno difeso proprio il nido per 2 giorni e mezzo, poi non ce l'hanno più fatta, Non ce l'ha purtroppo fatta. hanno dovuto abbandonare, però vedendo questi uccellini che lottavano, il maschio gli portava da mangiare dopo un'ora, tutte le ore, la femmina lì sempre a coprire queste uova e non poter far niente perché io non è che posso andarla a Chiaro, coprire perché chiaro, poi chiaro, chiaro. mi è dispiaciuto parecchio, però è stata una bella storia. Si trova della, mi si passi il termine, della umanità anche nel comportamento animale. Che io Quindi, insomma, penso se proprio di sì, sentimenti cavolo, considerati quasi esclusivi della ma razza umana che penso, però si ritrovano. io dopo 30 anni tante volte mi chiedo se effettivamente gli animali hanno un'anima o pensano, perché a volte io ho documentato anche la nidificazione della cinciarella, quando vedi che questa cinciarella
prima del volo, prima che i piccoli escono dal proprio nido, va, li pulisce, li cura, con un Fa la mamma. affetto, fa la mamma. Sicché non posso non dire che secondo me non hanno un'anima, secondo me, perché sono troppo. Cioè, poi è una mia idea, per l'amor di Dio, da panettiere, Ovvio, però fotografo, però. insomma mi sembra che lei abbia anche Però l'esperienza più che adeguata e più, adatta per esprimere un'opinione. più che vado avanti a fare queste cose, più gli animali mi accorgo che fanno parte di noi, insomma, cioè dovremmo forse imparare molto da loro. Lei ha animali domestici, altro ambito? No, il gatto però Un gatto, non guarda così, ok, però no. anche perché bisogna avere poi i posti adeguati per avere gli animali. Io sono convinto che sennò è meglio lasciarli dove In sono. In natura, dove lei natura, va a trovarli e lei che va a esatto. trovare loro e non viceversa. Esatto. Io vi ricordo anche la possibilità, da questa settimana Bleffa apre anche i telefoni, quindi potete intervenire in diretta al numero che vedete in sovraimpressione, lo 0363 309950, anche per poter discutere con il nostro ospite di oggi ed eventualmente porre delle domande anche per riuscire magari a sollevare alcune curiosità e ad ottenere risposte adeguate alle curiosità vostre e poi chiaramente anche la possibilità di intervenire sempre in diretta scrivendo sulla nostra pagina Facebook, Televisione Video Star, questa è la pagina Facebook della nostra televisione di Video Star. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi nuovamente torniamo qui con Baldovino Migali, a tra poco. Ben ritrovati a Bleffa, oggi siamo in compagnia di Baldovino Midali, documentarista e fotografo naturalista, si Sì, dice, questa è la giusto. dicitura corretta. Corretta, sì. Lei sa da documentarista da diverso tempo, a quando il suo primo documentario ufficiale, diciamo così? Il primo documentario che ho fatto, Sì. forse non me lo ricordo, non me lo ricordo. Penso un 4-5 anni fa, con l'acquisto di una piccola telecamera non professionale, però che abbastanza Adatta, adeguata a fare, a girare un adeguata a. documentario. Adeguate a girare documentari di qualità per quello che mi dovevo Certo. fare, insomma. E poi ho iniziato da lì e poi ho iniziato a far girare un po' questi documentari e E ad gli ottenere dei particolari apprezzamenti, apprezzamenti, giusto? sì. Anche da riviste piuttosto che trasmissioni, leader un po' nel settore natura, vero? Sì, come fotografia ho iniziato, collaboravo con un'agenzia di Roma e ho pubblicato un po' su tutte le riviste nazionali e anche internazionali. Per quanto invece riguarda i filmati, anche quelli ho partecipato a parecchie programmi televisivi come Mela Verde, Gheo e Rai 3, così. Insomma, diciamo che Sì. insomma, gli apprezzamenti Sono sono arrivati, arrivati ecco, sono arrivati e sono sicuramente, ecco. straordinariamente meritati. Qui siamo in primavera, fortunatamente, Questo no? siamo in primavera, questo fa parte di un documentario Un attimo, un'emozione, e ho messo a confronto il comportamento dell'uomo con quello degli Uno animali. degli animali. Sì. Questo Questo è il suo ultimo documentario è il in mio ordine ultimo cronologico. documentario, dove la colonna sonora me l'ha prodotta Beppe Carletti dei Nomadi. Tra Vabbè, insomma, un nome importante della l'altro, storia della musica italiana. una persona veramente con un grande cuore, Un insomma, perché un appassionato di appassionato, natura. penso, di natura, sì, sicuramente sì, perché mi ha voluto dare questo grande, grande regalo, sia come prodotto proprio, ma anche come immagine, perché una musica fatta da lui ha un certo valore, insomma, per me è stata una cosa Certo. importantissima e poi Ecco, noi abbiamo visto, stiamo vedendo una qualche cosa. immagine Sì. a copertura della nostra chiacchierata, proprio di questi suoi documentari. C'è un modo poi per poter magari avere questi documentari, vederli, portarseli a casa in Sì, formato come DVD? Qui ne vediamo uno, questo è La natura ci sorprende, che è il precedente, vero? sì, Rispetto a Un attimo, rispetto, esatto, un'emozione. sì.
E questi documentari si possono acquistare alla MC Harmony, una casa discografica che c'è qua a Bergamo, a Stezzano. Quindi sono Sì, facilmente sì, sì, sì. recuperabili. È bello vedere un proprio prodotto video che è stato poi anche originato con diverso tempo di lavoro, diversa fatica, appostamenti, eccetera, eccetera. Vederlo lì su uno scaffale con la Sì, possibilità ma per gli altri di non acquistarlo. so, non ho questa emozione. Le emozioni Sono che queste, le provo emozioni sue io sono ben diverse, sono ben immagino. diverse. Innanzitutto al momento che le vivo, al momento che vado a filmare. Poi, in un secondo momento, quando riesco a mettere insieme tutte queste mie immagini, al momento che le monto, al momento che mi crea un'emozione, ecco. Poi quando il prodotto è finito, perché magari dopo 2 anni che lo rivedo, poi ci cambio anche qualcosa. Certo. Dopo 2 anni, quando il prodotto è finito, l'emozione magari svanisce un po', però E c'è per anche una nuova idea, giusto? L'emozione si sicuramente trasferisce per qualcosa di diverso. esatto, perché sono anche un po' forse egoista, nel senso che se io non produco, non faccio una cosa che non mi piace, assolutamente, non riuscirei. Tanti mi hanno proposto magari di lavorare con delle testate, non tantissimi, però qualche proposta di lavoro c'è stata. Dopo 30 anni io faccio quello che voglio e quello che mi piace. Perfetto, Che il mi fatto di sembra essere assolutamente una cosa non so se riuscirei giustissima a e logica esatto. poterlo fare. Questo è il mio preferito, Questo non l'ermellino. è il furetto, ma è L'ermellino, l'erbellino, vero? Perché mi ha corretto, mi hanno detto questo è un furetto, invece Questo no, è è un un ermellino. predatore molto astuto, di una bellezza che è velocissimo, tra l'altro, è difficilissimo da. Questi occhioni meravigliosi. Questa sta anche. Cioè, a volte devo dire anche questo, che bisogna essere fortunati, nel senso che ce l'abbiamo sulle orobie, c'è comunque l'ermellino, però è difficile da vedere, è difficile da vedere. In questo caso mi è capitata una cosa stranissima dove questo ermellino è sceso proprio lì vicino a casa mia. Io ho visto questa macchiolina e in qualche modo sono Era riuscito dura vederla perché poi a. l'ermellino bianco in mezzo alla Sì, neve, insomma, non era sì proprio così lampante. però con quel codino lì nero, Certo, il insomma. codino nero, certo. Invece queste sono, vediamo, Cinciarelle, sono sì. cinciarelle. E stavo raccontando appunto che questa è stata un colpo di fortuna, nel senso che sono riuscito a tenerlo lì per qualche settimana, dando dei bocconcini di cuore, di fegato, cercando di tenerlo lì in qualche modo, perché se era sceso a 800 metri vuol dire che era disperato, non trovava da Certo, certo, mangiare, certo, certo. eh? E così facendo sono riuscito a fare delle ottime foto, dei bei filmati, a documentare un po' la sua storia. Ecco, il documentarista può intervenire? Io mi sono sempre domandato questo fatto. Tante volte, insomma, si sa, poi è assolutamente un luogo comune, la natura è crudele, la natura matrigna, come diceva Leopardi, no? Nelle operette morali. La natura tante volte davvero si mostra in atti di assoluta crudeltà, Crudeltà, secondo il certo. pensiero, il comune modo, Di generalmente il comune pensare, modo sì. di pensare dell'uomo. Ad esempio, dal suo sito, che poi magari andiamo a sbirciare. Questa foto che io volevo mostrare, qui c'è una vipera aspide, Sì. giusto? Che si mangia un Un topo, topo. sì. Infatti Che si mangia un topo. le vipere non sono da uccidere, secondo me, perché fanno parte anche loro di un ecosistema, tengono sotto controllo i riduttori. Cioè, voglio dire, se c'è la vipera che mangia il topo, vuol Un dire che motivo ci sarà. qualcuno. Esatto, come l'aquila reale. L'aquila reale è una predatrice, cioè toglie, secondo me, è come si potrebbe anche chiamare una dottoressa della natura, Certo, cioè certo, toglie le certo. parti malate della Lei ha natura. mai trovato, scusi la domanda idiota, ma un animale che secondo lei, cioè, ancora non riesce a capirne l'utilità? No, 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 quello non. assolutamente. La Tutti, zanzara, ad esempio, ma ha un'utilità anche sì, lei, probabilmente. probabilmente ha Magari non è un'utilità. chiara, è fastidiosissima, però. Esatto, ma ci sono tanti animali che si nutrono dalla zanzara, cioè Certo. sono gli uccelli che si nutrono. È anche per questo che bisogna forse difendere la natura in tutte le sue parti, perché
tutti facciamo parte di questa natura e comunque gli uccellini, se non ci Ovviamente, fossero gli certo. uccellini che mangiano gli insetti, ci sarebbero insetti da tutte le Chiaro, parti. chiaro, chiaro, Ci tengono chiaro, chiaro. sotto controllo anche questo aspetto. Ecco, e quindi lei non è mai intervenuto per, che ne so, salvare un animale in difficoltà? Ci diceva prima, insomma, qualche pezzettino di carne All'ermellino, sì, ecco, all'ermellino anche le è queste, capitato. sì, anche queste Come si cose. pone qui? Allora, è un conto se tu agisci per aiutare una determinata situazione in quel momento e basta, e questo è possibile. Cioè, d'inverno come in questo periodo che c'è proprio un freddo così, si può aiutare un attimino la natura Certo. dando delle briciole di pane, infatti viene molto apprezzato, però al momento che il caldo che arriva alla primavera è così, allora è meglio smettere perché non bisogna alterare assolutamente Certi equilibri certi equilibri delicatissimi. delicatissimi. Perché io all'inizio, ad esempio, c'era un uccellino che mi veniva così vicino proprio e ho smesso comunque di dar da mangiare in questo modo, perché tutte le persone che arrivavano, lui andava per chiedere da mangiare. Questo non è assolutamente giusto, e difatti ci sono cose che non vanno fatte. Ovvio, e lei rispetta, insomma, i cosiddetti delicatissimi equilibri, Esatto, no? Come dicevamo esatto, prima, esatto. di madre natura. Noi volevamo omaggiarla con un brevissimo video, un brevissimo filmato tratto da un documentario Disney che si chiama Earth, la nostra terra. Anche loro, insomma, si sono, anche casa Disney, storicamente molto Sì, legata siamo ad alla alti natura. livelli, e io Qui sono sono, molto più basso. insomma, anche con un budget decisamente Sì, beh, diverso, questo ecco, sicuramente sì. questo documentario è molto bello, di grande impatto visivo, forse, se posso permettermi, meno spontaneo sotto tantissimi aspetti rispetto, ad esempio, ai documentari Sono suoi, a quello che abbiamo produzioni avuto modo di molto, vedere. molto diverse, perché lì hanno un copione da seguire, hanno tutto programmato. Ecco, bravissimo, un copione da seguire, una sceneggiatura che Io lei non ha. Magari la assolutamente no. scrive dopo, Magari la no? scrivo dopo, sì. Cioè, poi i miei filmati sono fatti proprio in totale libertà, proprio non c'è niente, nessun animale costretto a fare qualcosa. Certo. Chiaramente anche questi documentari sono molto difficili da fare, però sono tutte cose un po' programmate, Ne vediamo un pezzettino, un breve estratto. Earth, la nostra terra, documentario Disney, bellissimo del 2007. Vediamo. Mentre il pianeta si piega verso il sole, la primavera avanza da sud e la foresta boreale riemerge da una coltre di neve. I visitatori arrivano a stormi da tutti gli angoli del pianeta. Sono venuti per approfittare della breve abbondanza di cibo primaverile e per avere i loro piccoli. Nel nostro mondo in continuo mutamento, ogni nuova generazione è preziosa. Italiana di Paolo Bonolis a commentare queste bellissime Immagini, sì, beh, immagini. questi sono ad alto livello, sono girati in posti naturali, anche questi qua sono bellissimi. Questo addirittura, se non erro, se non ricordo male, arrivò in 3D addirittura nelle sale italiane, quindi insomma, italiane non solo, però anche un modo, insomma, per sensibilizzare magari anche i più Esatto, piccoli, se vogliamo, a raccontare un po' la certe natura dinamiche esatto. della natura, dell'ambiente, del mondo naturale che sta attorno a noi. Ci fermiamo per la pubblicità e poi nuovamente torniamo qui a Blefa tra poco. La natura ci sorprende di Baldovino Amidali, questo è il suo ultimo lavoro uscito in DVD. La natura continua a sorprenderla, Sì, signor Amidali, tantissimo. Tutte le nonostante i tanti volte, anni.
tutte le volte che vado nel bosco trovo sempre qualcosa da imparare, sì, sicuramente, che ti sorprende. Questo, io vorrei parlare anche di Ecco questo sì, perché crociere. vediamo in Il copertina. crociere è un uccellino particolare che abbiamo dalle nostre parti e vive ed esclusivamente dove ci sono delle pigne, perché questo mangia esclusivamente i pinoli delle pigne. E ha un'altra particolarità anche, che fa il nido proprio in pieno inverno. Questo perché? Perché in inverno le pigne, con il freddo e il secco, Ecco, te lo rilasciano, vediamo infatti che sta esatto, ecco, mangiando le pigne. rilasciano tutti i semi che hanno all'interno. E in estate che Difatti fa? Per anche il becco apposta per togliere aprire questi le semi, pigne. e qualche volta dove questi semi abbondanti vanno anche sulla neve, vanno a raccoglierne anche Certo, è per terra, bellissimo. sì. E in estate cosa fa In il estate ci sono crociere? comunque le pigne, ci sono comunque gli abeti, dove loro vanno e si nutrono ancora, aprono ancora queste pigne con questo becco che è proprio appropriato per fare. Infatti, si chiama crociere perché ha il becco incrociato e con un movimento del becco alzano la squametta e tolgono con la lingua il seme. Sì. Questo Ecco, questo. uccellino qua devo raccontare una storia molto Sì, particolare, sì, volentieri. perché comunque iniziano quasi sempre le tre nidificazioni che ho fatto, che ho potuto filmare, iniziavano sempre la cova a Natale, ecco. La femmina inizia dal primo uovo a covare, perché con la temperatura così bassa gelerebbe, sicché appena deposto il primo uovo inizia a Inizia a covare. covare. Non abbandona mai il nido, ad esempio, perché il maschio gli porta sempre una volta ogni ora da mangiare. Lo rigurgita perché in un'ora lui toglie questi semi e li mette in una sacca apposta che ha nello stomaco. E poi una volta all'ora va e rigurgita questo seme. Sicché se gli capitasse qualcosa al maschio, chiaramente la nidificazione va in malora. Di Chiaro. conseguenza, E questo ecco, uccellino lo si trova in alta in alta montagna, sì, montagna su dalle mie di parti, sì. frequente. Ma sì, è abbastanza frequente, solo ed esclusivamente dove ci sono Certo, le pigne, pigne, esatto. un ambiente adeguato anche chiaramente Certo, per la sua alimentazione. e Quanto freddo le ha vanno, fatto e patire vanno il crociere? tantissimo, Parecchio, immagino. vanno tantissimo di diversi anni dove non c'è questa fruttificazione delle pigne, si spostano proprio, si spostano e cambiano posto, vanno dove ci sono le pigne, insomma, per potersi alimentare. Questo, ho assistito anche a delle scene molto particolari dove sono arrivato una mattina presto, sono arrivato per poterlo ancora osservare e c'era veramente una temperatura assurda, c'erano 20 gradi sotto zero, Mamma forse anche mia. di più, e c'era questo nido, piccolissimo nido, con un bordo, sul bordo proprio un pochettino di neve così, e c'erano questi piccoli esserini proprio con un po' di piume, un po' di piumino. Sì. E però erano lì tutti fermi, meno 20 gradi, c'era un vento fortissimo. Mi sono detto, ma mi sa che questi qua sono morti. Aspetto 10 minuti, aspetto 20 minuti. E alla fine è arrivata la mamma e il papà, gli hanno dato comunque da mangiare. E ho scoperto che comunque anche a 20 gradi sotto zero Resistono. riescono a resistere. Non so come fanno perché. Io scendevo dalla macchina, riuscivo a star lì 5 minuti col cannocchiale, poi Certo, dovevo risalire cosa perché un po' incredibile. il Poi vento, un po' la uccellini temperatura. Io appena nati con temperature così pensavo estremamente anche rigide. che venissero coperti questi uccellini, invece raramente. Ecco, poi qua si vede anche quando l'uccellino esce dall'uovo, la mamma mangia il guscio probabilmente per ripristinare un po' il calcio che aveva perso nella deposizione presa, perché Ecco, in lei, natura non si butta via niente, chiaro, mi non si sa. butta via assolutamente niente. Lei si è anche informato nel corso degli anni, immagino, attraverso lo studio, la lettura di libri, di lavori altrui che le hanno in un certo qual modo magari dato quella conoscenza in più Sicuramente che sì. arrivava da esperienze altrui e che Sì. poi chiaramente ha accresciuto la sua esperienza Certo, personale. sicuramente sì, a volte riesce a capire che non le
non sono proprio esatte le notizie, c'è qualche piccola sfumatura che te, con il corso degli anni, hai Riesce, potuto si riesce a insomma ad modificare. individuare e a Esatto. correggere. È venerdì, è tempo di classifica. Io non so, lei ascolta a modo, immagino di no, di ascoltare musica Pochissima, pochissima. durante queste sue No, no. escursioni, immagino proprio di no. No, perché devo sempre stare attento ai rumori, Certo, è a quello che è la grande musica della la natura, grande, no? Il sì, grande cioè silenzio, che poi silenzio non è. il fatto che gli uccelli cantano in un modo o nell'altro, io riesco a capire se c'è in giro il predatore, al posto Certo, che certo, sì, che devo certo, fare molta attenzione ai rumori certo. E della non si natura. sbaglia quasi mai da quel punto di vista lì? Per quanto riguarda i canti, Sì, sì. Le sì, no, capita infatti. comunque, magari lei pensa una cosa e in realtà poi ne succede Un'altra, un'altra. però io comunque ascoltando bene la natura riesco a capire se c'è in volo l'aquila al posto che, se c'è qualche cosa che dal canto, ad esempio, non so, del corvo imperiale, io, come canta il corvo imperiale, ad esempio, quando c'è l'aquila, canta in modo diverso di quando non Chiaro. c'è. Certo, bellissimo. Allora, loro cantano a loro modo, sono i primi 10 in classifica, cantano bene generalmente, sono i primi 10 dischi in classifica dischi più venduti in Italia in questa settimana. Incominciamo dalla posizione numero 10, lei è giovanissima, l'esordio discografico di Francesca Michelin, la più giovane vincitrice nella storia di X Factor, è un album che si chiama, si intitola Distratto e contiene proprio l'inedito Distratto firmato da Elisa e da Roberto Casalino. Al numero 9 della nostra classifica, Laura Pausini con Inedito. Numero 8 della classifica dei dischi più venduti in Italia in questa settimana, Ai Se Eu Te Pego, Nossa Compilation, è chiaramente una raccolta che prende il nome dal grande successo del periodo, il tormentone di Michel Teloup, Ai Se Eu Te Pego. Non so se questa l'ha sentita, è No, costante, no. costantemente in radio. Lei in panetteria tiene accesa la radio? Qualche volta sì, Qualche qualche volta, allora volta sì. l'avrà sentita. Non le piace, probabilmente non le è rimasta in mente, però l'avrà sentita certamente. Passa milioni di volte ogni giorno. Numero 7 invece della classifica dei dischi più venduti, i Ghost con La vita è uno specchio. E al numero 6, un grande must, Jovanotti con Ora. Sentiamo proprio come tributo alla loro settima posizione in classifica di questa settimana il brano La vita è uno specchio dei Ghost, che dà anche il titolo al loro album che sta vendendo moltissimo in questo periodo nel nostro paese. Sentiamo Ghost, La vita è uno specchio. Troppo, ma forse il troppo che sai dare si trasforma facilmente in niente, o l'equazione superficiale che compie chi non sente, chi non apprezza semplicemente mente, non mettere mai il muso, cambia strada, sentirai emozioni nuove e farai capire che non sei stato tu a sbagliare anche con un silenzio. Che ha più volume di una parola e più peso di un gesto, è così, l'ho vissuto anch'io, è così, si è così.
il percorso di chi guarda con occhi trasparenti. I Ghost, La vita è uno specchio, alla posizione numero, mi sono scordato, 7 della nostra classifica. Poi torneremo anche a leggervi la rimanente parte della classifica, le primissime posizioni, dalla numero 5 alla numero 1. Il suo lavoro di panettiere, invece panettiere, la sua professione, che ancora rimane la professione principale. Sì, sì, sicuramente, sì. Senza di quella non potrei sicuramente vivere. Tra l'altro grazie, ci ha portato il pane, focaccia, stamattina. Non ho ancora avuto modo di provarlo, ma poi finita la diretta perché anche quello è... Buono, perché comunque l'ha mangiato tutti qui dentro, quindi insomma, con grande apprezzamento. Con grande passione, in grande dedizione, perché non è facile neanche far quello, nel senso che si parte da un prodotto così povero che certo, è la farina, e il pane non è proprio acqua, lievito e sale e basta. E ci sono tutti questi prodotti che vanno lavorati e vanno aiutati a crescere devono avere una fermentazione giusta, veramente. E anche una materia prima giusta, di qualità, questo si dice spessissimo che il pane in montagna sia più buono in generale. Perché ci sono io. Perché c'è lei e questo... No, scherzavo. No, oltre ad esserci allora, lei, c'è ci una... sono anche materie prime. Sì, allora, la farina... Diceva un'ottima acqua di base. Ma ecco, questo dovrei proprio, non lo so se è proprio così giusto, se sicuramente l'acqua farà qualcosa, però non è proprio così determinante, certo. Perché ci sono talmente che tante variazioni nel preparare un prodotto che dar proprio tutta la composizione finale, il merito all'acqua è un po' deludente, un po'... È proprio così, perché bisogna partire con un prodotto, una materia prima giusta, senza additivi, senza miglioratori, senza aggrunta di glutine, secondo me per ottenere insomma il pane armonico, diciamo così, per in tutti i suoi ingredienti con tutte le caratteristiche di un pane, ecco. Possiamo dire che il pane è comunque, sempre parlando di natura, sempre agganciandoci all'argomento della natura, è l'elemento naturale, forse per eccellenza, no? L'alimento naturale per eccellenza. Ci fermiamo per la pubblicità e poi nuovamente qui con Blefa tra poco. Ben ritrovati a Blef, signor Midali, ritornando un pochettino ancora al pane, no? Al suo lavoro, alla sua professione da panettiere. Lei mi diceva, inevitabilmente, insomma, una vita un po' sballata da un punto di vista degli orari, no? Sicuramente. Perché lei si sveglia alle 2 del mattino. Mi sveglio alle 2, ecco, tanto per restare... Mi hai aperto 7 su 7. Sì, ci diamo il cambio perché abbiamo... dobbiamo servire più paesi dove ci sono orari diversi, allora ci siamo riusciti a turnificare, diciamo, il mio lavoro. Ecco, devo anche dire che non è tutta farina del mio sacco, nel senso che vengo aiutato parecchio dai miei figli, da mia moglie, mi aiutano tanto, insomma, quando c'è la famiglia alle spalle. Cioè anche ieri sera io sono tornato, non so, alle 6 di sera, c'era buio, avevo freddo, e trovare tutto caldo, la cena, il pasto pronto e così, per me è un grande aiuto, perché senza di loro non ce la farei. Cioè, ovvio, insomma, poi a maggior ragione ad un lavoro complicato, lei ci ha aggiunto un hobby complicatissimo, anche lì con degli orari strani, o comunque decisamente poco definibili. Noi le abbiamo preparato un altro video omaggio, stavolta legandoci insomma al suo altro lavoro, il suo principale lavoro, che è quello del panettiere, perché un film divenuto celeberrimo nella storia proprio del cinema comico italiano, raccontava, chiaramente insomma con toni decisamente esasperati, di questo panettiere interpretato da un Diego Battantuono agli albori della sua carriera cinematografica, un panettiere decisamente particolare, non so se ha già capito. È bello perché è tutta una sorpresa anche per me. È tutta una sorpresa, sì, però immagino che lei abbia visto questo film, questo Fantozzi, era Fantozzi
anzi contro tutti, uno scambio di battute straordinario, divertentissimo, tra Paolo Villaggio, ragioniere Ugo Fantozzi e questo panettiere che insidia, questo è il termine usato dallo stesso Fantozzi, la moglie del ragionier Fantozzi. Vediamo. Kant, che sono un usignolo e sono eccezionale, non ho rivale, né chiedere. Le posso parlare da uomo a uomo? La posso parlare da uomo a uomo? Lei mi deve rendere conto. Dunque, lei mi deve rendere conto. Lei mi deve rendere... ecco. Lei mi deve rendere conto... Dei conti se ne occupa mio zio Andunello... Mi perdoni, dottore. Ma tu chi sei? Appunto. Io sono ragionier Fantozzi, marito della signora Pina Fantozzi. Oh, questo è quello delle 700.000 lire di debito. Ma che ce farai con tutto sto pane? Lo domandi qui a suo nipote, che insidia... Lei insidia la mia signora. Quale signora? Quale? Mia moglie. Tua moglie? Sì. Ah, lei è il collezionista di mostre. Quel che c'è in mostrino piccolo e in mostro un po' più lungo. Beh, deve essere stata una grande soddisfazione aver completato una così bella collezione. Bravo. Qui tutto parla di voi. Quando entrate dentro il cortile tutto Fantozzo. Pensi che noi addirittura pensavamo a un certo punto la signora probabilmente avrà una sobrietà diversa sì. Giusto nel fare il suo mestiere. Tornando invece al suo lavoro da documentarista, che cosa sta preparando, signor Baldomino? Sto preparando ormai da 2 anni un documentario un po' particolare, un po' diverso dagli altri. Mi sono deciso di far questo anche perché quando non so, vado nelle scuole a vedere le mie immagini, così se questi documentari che faccio sono un po' a tema, un po' troppo a tema, un po' a tema sul soggetto, un pochettino diventano per i bambini forse un pochettino lungo, un sì. Po' pesantino, insomma, o sei veramente appassionato a queste cose oppure diventa un po' lungo per la gente comune, insomma. Invece questo documentario ho voluto unire con delle immagini appunto veloci, appunto molto molto veloci come filmato, ho voluto anche mettere quello che è la mia vita. Io da un po' di anni suonavo il sax in un complesso, poi... sì che ho voluto riunire la musica, ho voluto riunire il volo perché ho fatto 6 anni di deltaplano, volo a vela. Lei le passioni non sono mai mancate, poi, decisamente. E poi ho voluto unire anche tutte queste mie passioni, le voglio unire in questo mio documentario, dove c'è una ragazza che suona il piano e sopra questo piano gli faccio girare sopra questa la danza della natura, si chiama. Che bello, bellissimo. Vediamo il titolo già scelto, la danza della natura. La danza della natura, già scelto. La danza della natura è quasi pronto. Sì, devo avere delle 2 autorizzazioni perché anche qua mi piacerebbe mettere 2 brani. Questo, che scusi, mi è lei? No, questo no. Mi piacerebbe mettere 2 brani ancora di Beppe Carletti. Così. Insomma, diciamo che è sul divenire, no? Sta arrivando, sta arrivando questo nuovo lavoro. Posso chiedere la tempistica? Questo è un lavoro non ancora concluso, non ancora definito, la danza della natura. La tempistica, ad esempio, per la realizzazione della natura ci sorprende piuttosto che di un attimo un'emozione di cui stiamo vedendo le immagini? Sì, di solito ne faccio 1 ogni 2 anni, insomma. Un paio d'anni, ecco. Per la realizzazione, esatto. la definizione del tutto. Anche se qualche immagine riutilizzo, non quelle di prima, però dei pezzetti che ho fatto prima, insomma. Ecco, non è che in 2 anni riesco a fare sia immagini che il documentario. In parte immagini già girate, riesco a ottenere un prodotto. È bello il fatto che comunque lei, vedevamo nelle immagini prima, vada a collocare anche l'uomo
sì, giusto, nei suoi, sì, documentari, che comunque fa parte, se rispettoso della natura, fa, sì, parte del, della natura stessa, inevitabilmente. No? Sì, anche appunto in questo documentario ho voluto abbinare il comportamento dell'uomo con quello dell'animale, appunto per far capire che non siamo proprio così diversi. Cioè, io più che... perché tra l'altro le mie filmati e fotografie le faccio sempre con appostamenti fissi, di conseguenza l'animale non mi vede, si comporta proprio come se io non ci fossi. Certo. Certe particolarità le riesci a vedere, le riesci a osservare, cioè il comportamento tra l'uccellino e i suoi piccoli, ad esempio, cioè, non disturbando, e comunque essere nascosto, te riesci a vedere delle cose che in realtà, se disturbi, non riesci a vedere. Certo, però riesci, certo, anche a capire, certo, certo, che si comportano proprio come noi, cioè non siamo, sì, proprio così come diversi, dicevamo, ecco, prima, insomma, c'è un legame, no? Un filo conduttore. Di dire agli di dire all'uomo che di rispettarli sempre di più, conoscerli per rispettarli. C'è un animale dei suoi, di quelli che vede così quasi quotidianamente e che sono magari protagonisti appunto dei suoi documentari, ce n'è uno che proprio le piace particolarmente? No, quando tutti, lo vede, dice tutti hanno la loro bellezza. Cioè, io non vado alla ricerca dello scoop, che potrebbe essere, certo, un uccello, certo, importante, certo, come l'aquila, oppure, ma se noi andiamo a analizzare l'animale per animale, ha comunque la sua bellezza. Cioè, anche una cincia del ciuffo, uno scricciolo che è 4 grammi di uccellino, ha la sua particolarità, anche se tutto marroncino, però il comportamento, la codina sempre su diritta, cioè il canto che ha, che se in proporzione l'aquila dovesse cantare come canta lui, dovremmo, sì, tapparci, cioè, le orecchie. Non so dove vada a trovare tutta questa voce, questo 4 grammi. Quindi di davvero, piume, dall'aquila, sì, all'ermellino, al crociere, tutti hanno la sua fascia. Sì. Torniamo, cambiando rapidamente argomento, alla classifica dei dischi più venduti in Italia questa settimana. Ci eravamo lasciati con la posizione numero 6 occupata da Jovanotti, adesso ripartiamo con la posizione numero 5, cioè Emi Schilla, L'erba cattiva, arriva da Vimercate in Brianza, la nuova rivelazione del giovane hip hop italiano. Al numero 4 invece loro rivelazioni non sono, ma è una reunion dopo diversi anni di separazione che si concretizza con il successo di questo ultimo album dei Litfiba, Grande Nazione, Pelù e Ghigo nuovamente insieme con successo. Al numero 3 della nostra classifica saliamo sul podio, Tiziano Ferro, L'amore è una cosa semplice. Alla posizione numero 2 un omaggio canoro di Fiorella Mannoia al Sud Italia, Fiorella Mannoia con il suo nuovo album che si intitola Proprio Sud e che comprende anche brani scritti fra gli altri da Ivano Fossati, Luca Barbarossa, Bungaro e Frankie I Energy. Al numero 1 Adele con 21, la cantante inglese che continua a fare breccia nel cuore anche degli appassionati di musica italiani, visto lo straordinario successo assolutamente continuativo del suo album, del suo ultimo album. Sentiamo Fiorella Mannoia, che è al numero 2 della classifica dei dischi più venduti questa settimana. L'album è Sud, la canzone che sentiamo è il primo singolo estratto dall'album Sud, si chiama Io non ho paura, canzone bellissima, scritta da Bungaro proprio per la Mannoia. Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni
di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano. E adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero, e tu da lì mi sentirai se grido. Fiorella Mannoia, Io non ho paura, proprio in chiusura di puntata di trasmissione e anche di questa settimana di messa in onda di Bleff. Signor Midali, c'è un modo davvero per rispettare gli animali che deve essere insegnato sin da piccoli? Sì, ma soprattutto io, secondo me, sono tante cose che dobbiamo modificare, che magari proprio lo facciamo anche senza volerlo, ma certo, abbiamo a volte dei disturbi alla natura che non ci rendiamo neanche conto. Io i miei documentari servono magari anche per questo. E anche per questo li mostra nelle scuole, giusto? Far capire insegnare ai più come piccoli, non disturbare. È una cosa molto molto importante. Io la ringrazio veramente tanto. Grazie a voi. Midali. Grazie a Baldovino Midali, documentarista, fotografo, naturalista. Grazie a voi che ci avete seguito anche quest'oggi. Bleffa torna lunedì, come lo vogliamo, alle 11:30, minuto più, minuto meno, su Videostar. A tutti un buon weekend e una buona giornata. Grazie. Lasciarti da lontano, rinunciare anche ad amare, come se l'amore fosse clandestino.